comunicazione qualche giorno fa, dove Marino non guiderà più il Mazzara. È stata una scelta da entrambe le parti oppure una scelta più del tecnico che la della società? No, diciamo che noi, come ha detto il presidente, lo avevamo confermato, quindi per noi era l'allenatore del Mazzara, tranquillamente. Poi giustamente si era preso un periodo di riflessione giusto, perché in quel momento, e so che insomma che aveva delle proposte importanti, e quindi poi un giorno ha telefonato per dire che le strade sarebbero divise, ma ripeto, è giusto anche dal suo punto di vista. In che senso? Lui ha allenato 4 anni, e 4 anni a Mazzara. È giusto eventualmente che si misuri in altre piazze, perché ripeto, ha fatto benissimo a Mazzara. Con quello che c'era, lui ha fatto dei miracoli. Quindi onestamente non possiamo dire niente a Dino. Il discorso è solo che giustamente, arrivando a una società nuova, mette magari qualche regola nuova, qualche situazione, non lo so se magari è questo, perché noi stiamo facendo un progetto e stiamo partendo quasi da zero, dall'organizzazione totale, quindi delle regole ben precise, che nessuno può sgarrare, compreso io, dico, abbiamo delle, ognuno fa il suo, cerchiamo di farlo il meglio possibile, ripeto, con regole ben precise. Non lo so se è stato questo, voglio dire, magari dico una stupidaggine, però capisco che lui totalmente in 4 anni ha gestito praticamente lui la società, faceva da allenatore, da presidente, tutto, quindi probabilmente anche lui a Mazzara era a casa, venendo praticamente gente nuova con regole nuove, può essere che non le accettate, può essere anche altri motivi, non lo so, però ripeto, ci siamo lasciati in tranquillità, senza polemica, senza niente, e quindi ripeto, spero che vada un'altra piazza importante, non dico come Mazzara, che Mazzara è molto importante, una grande piazza per far vedere quello che sa fare, perché secondo me è un allenatore che ne sentiremo parlare, che non è, ripeto, io lo, per certi versi ricorda, per certi versi non è proprio uguale, Bruculeri caratterialmente, molto fumantino, molto, però poi riesce dai giocatori ad avere il 100%. Ripeto, quest'anno con quello che aveva ha fatto benissimo, con i problemi che aveva ha fatto benissimo, quest'anno sarebbe rimasto, lo avremmo aiutato a fargli una squadra degna, come ha detto il presidente, speriamo di fare i playoff, da playoff insomma, speriamo.